Le imprese l'hanno chiesto e quindi nel decreto rilancio ci sono, vengono stanziati 6,2 miliardi per imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato, a condizione che il fatturato di aprile di quest'anno sia sceso di almeno un terzo rispetto ad aprile dello scorso anno, e questo contributo va dal 20 al 10% appunto della differenza tra aprile di quest'anno e lo scorso. Allora, facendo degli esempi concreti, vediamo che ad esempio un negozio, un'impresa, insomma, con un fatturato di 200.000 euro annui, ad aprile ha perso un terzo del fatturato, avrà circa un contributo a fondo perduto di 1.100 euro. C'è chi non ha perso un terzo, ma ha perso tutto perché magari è stato chiuso ad aprile, come molti. Quindi, ad esempio, facciamo un altro caso, che è quello di ad esempio un parrucchiere con un fatturato medio di 70.000 euro, ha perso tutto il fatturato di aprile, diciamo che ha perso circa 5.800 euro, e otterrà il 20%. In questo caso 1.167 euro, oppure salendo di fatturato, un'impresa edile con 450.000 euro di fatturato, anche questa è stata chiusa ad aprile e ha perso circa 37.000 euro rispetto all'anno scorso, avrà 5.000 euro a fondo perduto. L'ultima, volume d'affari molto più grande, la concessionaria di auto di 1 milione circa di fatturato annuo, ha perso anche in questo caso, diciamo, ha perso circa 91.000 9.200 euro, euro a avrà in fondo. questo caso il Ministro! 10% solo. Una cosa ultima che volevo chiedere, perché poi sono esclusi, c'è una protesta su questo, tutti i professionisti degli ordini, gli avvocati, gli architetti, i commercialisti, i notai sono proprio Ma esclusi da questo, al di là di questo e in ogni caso l'effetto è molto sono magro. pochi soldi.